Una storia che va oltre lo sport, una storia di passione, determinazione e sogni realizzati. Sara Paganini, la campionessa modenese di Jiu-Jitsu, ha conquistato l'oro al campionato del mondo di Jiu-Jitsu, tenutosi recentemente a Heraklion, in Grecia. Sara non è solo un'atleta d'élite, ma anche una mamma, un'insegnante e un'ispirazione per tutti noi. Conquistare un titolo mondiale è un'impresa straordinaria, ma quello che rende la sua vittoria ancora più speciale è il percorso che l'ha portata fino a qui. Mentre conciliava la vita familiare con gli allenamenti intensi, Sara ha dimostrato che con impegno e dedizione si possono raggiungere traguardi impensabili. La sua storia è un esempio per tutte le donne che vogliono inseguire i propri sogni, senza rinunciare a niente. Ma Sara non è sola in questa avventura. Accanto a lei c'è Giulia Plumitallo, sua compagna di gara e amica. Insieme hanno formato una coppia imbattibile, dimostrando che l'unione fa la forza. La loro vittoria è un trionfo per tutta la comunità sportiva, ma anche per la nostra provincia. Sara e Giulia hanno portato alto il nome di Modena in tutto il mondo, ispirando le nuove generazioni a credere nei propri sogni. Il loro sogno, però, non si ferma qui. Sara vuole fare di Finale Emilia un centro di eccellenza per il Jiu-Jitsu, un luogo dove i bambini possano imparare i valori di questa disciplina e crescere sani e forti. La storia di Sara ci insegna che con la passione, la determinazione e il sostegno reciproco possiamo superare ogni ostacolo e raggiungere traguardi straordinari. Quindi, uniamoci a me nel fare un grande applauso a Sara Paganini, un'atleta, una donna e un'ispirazione per tutti noi.